È Silk to Silver coming for you. Con gameplay, storie e review, la noia non c'è più. Dai, tuffati anche tu nel mondo di Sion. Salve a tutti cari amici e bentornati sul mio canale, benvenuti ovviamente se è la vostra prima volta, come vi dico sempre in questi casi, sono il vostro Sion Trusilver e anche oggi vi porto un nuovo video di Baldur's Gate 3. Cosa faremo in questo video ragazzi? L'ultimo video c'è stata una battaglia appunto colossale qua all'interno della Gilda di Nove Dita. Minsk e Nove Dita ho dato qualche risposta di fretta perché stavo finendo il tempo di registrazione, non finivano più di parlare questi due, si sono tra virgolette riappacificati, quindi tutto bene ciò che finisce bene, pardon, e adesso proviamo a parlare ancora con lei. You have a cult to kill. What do you need from me to do it? La storia che ha raccontato Minsk era vera? You can't just swallow every bit of storybook tripe that you hear. Do I strike you as a little lost girl looking for a hero? Now lose the stupid look on your face and tell me what you need. Minsk è passato un nemico a risorsa, non c'è di che. Enemies and assets are all the guild know. Don't think I won't use him. If the Rashomar wants to work off a blood debt, I won't turn him down. Scares my kingpins shitless. My guild was too fractured to stand up to the Absolute. Too corrupt to see the threat within. I reckon a little bit of hamster talk might be good for them. And you're sure you'll handle Minsk so easily as that? What? I was trying to spy a nice warm spot for Boo's bedding. I think I'll manage. We need to survive the fight to come first. So let's save our talk for a bright new day. Cosa posso fare per aiutarti? Kill the Absolute and keep the big bull berserker out of trouble. We'll find out if either of those things is possible. Allora, ho bisogno di informazioni. Knowing what I know usually comes at a cost. But let's say we'll put it on your tab. Come mai conosci così bene il culto dell'assoluto e i suoi capi? Simple enough. After Jahira warned me and then disappeared, I went nosing into the cult for myself. I could bore you with the details. How I found evidence of Gortash's projects, traced him to Orin the Red, and made a safe bet there was some dried out old necromancer to round out the three. Because it's always the dead bloody three. Has been half gods who can't help but make their irrelevance everyone else's problem. Non ci sono solo i tre morti di mezzo. No. You've got some juicy little tidbit I haven't heard yet. Raccontare tutti, ci fai anziano schiavizzato il prisma astrale e tu. Meglio condividiamo, meglio è. Più la gente sa le cose, meglio è. Perché in questo modo. Quindi cosa pensi di fare ora che lo sai? Intention of leaving my city in the dead three's hands. Definitely not leaving it to some slimy shit that doesn't even have hands. So, as long as you can keep a lid on what's growing inside you, we're allies. Until you can't, and we're not. Simple enough, I reckon. Now, war to be fought. You need anything? Mi sono imbattuto in alcuni dei tuoi scagnozzi, i ratti di Ravington. Did you enjoy the encounter? Allora. Sembravano cittadini onesti e gentili. Feeding bruises, I think you mean. But it takes thugs to keep order outside the walls. The fists only go there for good, lawless fun. The rats usually keep a lid on their nastier notions, but with the Stone Lord business distracting me, some are starting to test the leash. All the more reason to be rid of the cult quickly. So I can remind my crews it's not a leash round their necks if they cross me. It's a noose. Noi facciamo un'altra domanda perché mi sembra un po' irriverente. Poi,
Allora, qui alla Gilda non abbiamo più niente da fare, a parte questo piccolo dialogo che abbiamo avviato adesso. Potremmo andare a fare la missione di Gale ora. Come vedete, tre missioni abbiamo queste, che dubito che riuscirò a farle, ma abbiamo quella di Gale e quella di restituire il denaro a Rakt. Quindi, dov'è che è Gale? Il mago di Waterdeep, per cui un'amica infuocata. Ok, ecco qua. E il mister sapeva che avevamo scoperto il segreto per forgiare la corona di Carso e è voluto consegnarci un'ultima convocazione da parte di Mistra. Tabernacolo arriva Tempesta e finalmente gli concederà un'udienza. Bene, allora adesso passiamo di qua. Qui vi è un'altra zona delle fogne, come vedete piano piano le sto mappando tutte. Ci sono ancora tipo delle strade qua che non so come imboccare, ma e qua c'è uscita per il tabernacolo di Riva Tempesta, dove abbiamo mandato Gailin avan scoperta, come ben sapete. Qui c'è un muro che io ho rotto con martello orfico, comunque un'arma contundente, usate, e prendiamo l'uscita per le fogne. Ecco qua. Ok, eccoci qua, è al piano di sopra, quindi dubito di essere mai entrato in questo locale, anche se le porte sono aperte, eh. Ah, ci eravamo entrati perché qui siamo venuti a comprare dal nostro, ecco qua, qui c'è Gale. Vediamo. There she stands, just as Elminster promised. Mistra, goddess of the weave, mother of all magic. The old man wasn't lying. She's opened the summoning channel. Can't you feel it? Gale's right. The very air around the statue crackles with magic. It sets your teeth on edge. Stream of pure undiluted weave. I only have to reach out and it will carry me to Mistra, wherever she may be. Well, are you composing a poem in your head or some such? Time was, I'd have given my right arm for a chance to speak with Mistra again. The left one too, maybe a knee. Non le devi nemmeno un'unghia. Ti ha chiesto di farti saltare in aria. Not the message one hopes to receive from a past lover. But her first love was always the weave. At best, I was a close second. When I pictured this moment, I thought I'd feel more in control. Yet, here I am, with palms... Che similitudine strana la scena di un bugbear. Nervous would feel like. I hate it. Allora, cosa le dirai? During my time locked away in Waterdeep, I prepared a quite comprehensive speech for her on the subject of our former relationship and the manner in which it ended. Alas, recent events have rendered the majority of it moot, so I'm gonna have to improvise. Unless you have any words of wisdom to impart before I go. Allora. Non mi porti con te, oppure chiedi suo perdono, Gay. Potrebbe essere la tua unica speranza di curarti da quel globo. You're right. A heartfelt apology is the surest way to a goddess's heart and her favor. I pray that she'll be in a forgiving mood. If she weren't the one, I'd be praying too. I'll only be gone for a matter of moments. The outer planes experience time quite differently to our own. Wait for me, please. Ma certo. Ti aspetto qui. Gale of Waterdeep. You look well. Mistra. I never thought we'd speak again like this. Why am I here?
There is much unsaid between us, but time runs ever short. You discovered what lies at the heart of the Absolute, the Crown of Karsus. And you disobeyed my instruction. Why? I didn't want to die. And when I saw the Crown, I thought I might not have to, if I only understood its power. And you believe you have the right to such an understanding? The past cannot be undone with self-pity, nor can a future be forged. Only with the truth will you see the way ahead. The fragment of magic you tried to return to me was not of my creation. It was the Karsite weave. It is a corrupted, half-born magic, wrought in the brief moment Karsus ascended to godhood. It hungers for power, just as he did, and it can never be sated. You unleashed something that would consume all magic in existence, and yet you thought only of preserving yourself. That can't be. It wasn't. It couldn't have been. I only wished to prove myself worthy. I had no idea. You were already worthy. What you lacked was patience, and it cost you dearly. When the Karsite weave entered your body, your gifts were the first thing it consumed. The only reason the orb sleeps is because I have allowed it to feed on the true weave, a temporary measure, but one that will not be enough to save us. With each day that passes, the Elder Brain threatens to become a new kind of god, its worshippers a scourge of soulless illithids. If you will not use the orb to end this abomination, then you must find a way to separate Crown and Host. When you've done this, you must surrender the Crown of Karsus to me. I won't let you down again. When the Absolute is vanquished, I will surrender Karsus's powers to you. You have my word. Thank you. May the weave's light guide your purpose, and its wisdom guide your hand. The future of magic rests on your shoulders, Gale of Waterdeep. I promise you, it is a burden you are strong enough to bear. Dovrà consegnargli la corona di Karsus, però. Gale ha incontrato Mistra nei piani esterni, gli ha rivelato la vera natura del globo. Si tratta di trama carsita, magia mai completamente creata da Karsus stesso, quando cercò di diventare il dio della magia. Mistra ha chiesto a Gale di impadronirsi della corona e restituirgliela, in cambio lo libererà dal globo. Se però rivendica la corona per sé, la trama carsita risponderà a lui. Bella scelta, veramente. Vediamo. Back on mortal soil once more. I can't believe I saw him. After all this time. Allora. Non sono sorpreso. Il suo potere travolgente sentiva persino da qui. And what you felt was but the slightest drop, drawn from the rushing torrent that is the weave. I confess, now my former prowess, even I struggle to stand her presence. The effects on the mortal body of such unfettered magical exposure cannot be overestimated. She held back in order to protect us, to make sure I heard her. The Karsite weave, within me this whole time. I knew the orb was no ordinary ball of magic before it to be Karsus's malignant creation. Gods! How did I not see that? È fin troppo facile non prestare attenzione. No, non è colpa tua. Non potevi saperlo. But I should have known. What
right had I to go about declaring myself an archmage when I was as foolish as a common apprentice in setting such an entity loose? Okay, si sta accusando da solo. The truth and Mistress expectations. Once I bring the crown of Karsus to her, I can put everything right. The orb too. I'll be myself again. For all that's worth. Allora. Allora, sei un grand'uomo, Gale, con o senza il globo. I'll have to disagree with you there. Having not one, but two parasitic entities within your body does very little for one's faith in one's personality. Still, I should take the compliment with the same generosity it was given, so thank you. If I could promise you one thing in return for your faith in me, it's this. I will use everything in my power to ensure we defeat this evil. I will not let you down. La missione, tuttavia, non è ancora finita e Gay tornerà, penso, al nostro accampamento. Quindi, fatemi vedere. Vedete, la missione non è ancora finita. Vediamo cosa possiamo fare in città, giunti a questo punto. Torniamo a restituire il denaro qua. Quindi, il teleport migliore, perché non me la faccio tutta a piedi, è qua, dalla spiaggia della Catasta. Ok, andiamo. Perfetto. Allora, adesso cerchiamo di trovare la strada giusta senza sbagliare. Perfetto, risaliamo. Ecco lì la casa, perfetto. La casa, scusate, la banca, se così vogliamo chiamarla. Vediamo se lui è salito, il nano, il proprietario della banca. Il funzionario, chiamiamolo come vogliamo. E se potrà ricevere da noi il denaro. Ok. Dobbiamo svoltare. Ok, di qui. Ed ecco l'ingresso. Allora, è sotto lui. Però noi gli lascia passare, l'ho venduto, ma spero ci lascino passare. Sì, oramai ci conoscono. A casa dei contabili. Abbiamo anche svuotato mezza... Cioè, a Starion gliela svuotata, perché noi da paladino non la facciamo una roba del genere. Ah, ok, c'era una piastrella là. Entriamo nella tesoreria e andiamo dritti. Tanto qui è tutto aperto. Certo che ci siamo dovuti rifare tutta a piedi, per andare lì. Sono chiuso, c'è ancora quei teletrasporti che ci spostano indietro. Ok, passiamo di qui. Qua i cadaveri non li hanno ancora levati, però gli farà piacere sapere che abbiamo recuperato la refurtiva. Dov'è? Ecco qua. Rakat. Why you? What in Shosh in Shadows have you come back for? You have been the subject of many wrinkled brows between my hamster and I, Sir Banker Beard. On the one hand, you are clearly evil and deserving of a mouthful of righteous knuckle. But on the other hand, the one in which Boo sits and pleads your case. At the time of our last meeting, Minsk was the evil one. So,
We are not agreed on whether we will return here and feed you to a mimic yet. I see. Well, by all means, keep me up to date. Allora. Hai preso il denaro di persone innocenti. La Gilda dovrebbe accollarsi una parte dei costi. Oh, you're serious? Maybe you don't have a head for accounting, but that's not quite how numbers work. These large numbers, they wrinkle Minsk's brow and bring a soreness to his skull. Make them smaller, please. Allora, persuasione, molte persone soffriranno. Potrei essere tu a farle soffrire, oppure potrei essere tu ad aiutarle. Aggiungi bonus. E là, che tiro. Figuratevi se veniva. 4 ispirazioni, dai, una la possiamo usare. Andato. Oh, enough. Should I wash the feet of every beggar down by the docks too? Fine. I'll pull in some debts with other guild kingpins. I can cover maybe half of what's lost. But I need something back. Understand? Ecco denaro. Ok, abbiamo raggiunto un... Not even a whisker light. God, you're a boring bastard. Me too, I suppose. Because I'm not even tempted to scam you. Take this vault key. You'll find something by way of thanks inside. Allora, ricompensa ci dà del denaro profumatamente. Deposito di sicurezza 8, che era questo, se mi non mi sbaglio. No, il 9. Dobbiamo trovare l'8, ragazzi. 1, no, 4, 5, 6, che sia qua l'8. Questi non li avevamo guardati. Vediamo l'8, eccolo qua. Ci ha dato la chiave. Vabbè, ragazzi, scassiniamo con Astarion, tanto... cominciamo a fallire. Aggiungi un bonus. Porca miseria, gente. Fortuna che abbiamo tanti arnesi di scasso e possiamo riprovare più volte. Allora, scheletri nell'armadio e famiglia Hart. A questo punto vediamo anche la sicurezza 7, che non li avevo visti questi qua l'altra volta, meno male. Cosa c'è qua dentro? Quanti toc toc? Scassinare, livello 2, rapidità di mano più 1, forziere pesante. Cosa c'è dentro il forziere pesante? Cassaforte della scrivania. Apri, non c'è niente. Astarion, devo avere Astarion il forziere pesante. O forse no. Ecco qua. Quindi. Apri. Spada. Cubo giocattolo, cubo giocattolo, palla. Ma gente, ma non ce ne facciamo niente di sta roba qua. Lascio oggetto e lasciamo anche questo altro forziere che avevo trovato lungo la strada dagli Zentrarim. Ok. Perfetto.
Allora, qui avevamo aperto tutto, bene o male. Direi che torniamo su Sion e si può procedere. Miska ha veramente pochi punti ferita, comunque, rispetto agli altri personaggi. Beh, non parliamo rispetto a Sion, ma rispetto agli altri che toccano i 200, lui ne ha veramente pochi. Forse perché non ha mai fatto un riposo lungo, per quello ne ha così pochi. È ancora proprio di base. Con riposo lungo in modalità esplorazione sembra che aumentino i punti ferita. Allora, fatemi provare solo una cosa, eh. Niente, no, vi porta comunque indietro, non... anche se proviamo a saltare tipo qua, sto facendo dei test. Ah, però. Così si può fare. No. No, allora, dovremmo provare solamente con Sion a scassinare, ma viene un casino, veramente. Poi magari lì dentro c'è qualcos'altro nelle tesorerie, però non è in linea col nostro personaggio, veramente, fare una cosa del genere. Quindi, allora, abbiamo già fatto quasi metà episodio, vi posso dire questo. Vediamo dove ci porta il resto della nostra avventura. Allora, città bassa, io direi che possiamo o andare qua, raggiungere rapidi di Hallo e andare, oppure andiamo qui. Io direi di andare qui, disattiviamo le sentinelle d'acciaio e lasciamo i cultisti per ultimi. Allora, per come sono traccate le nostre missioni, posso dirvi che vedo un finale del gioco. A breve affronteremo sia Gortash che Orin. Ok, allora andiamo a disattivare le sentinelle d'acciaio. Non abbiamo la bomba, ho una bomba di polvere nera, ma non so se sarà sufficiente per far saltare il deposito. Almeno così mi avete detto di far saltare il deposito. Quindi muoviamoci. Però in tutto questo io direi che non è il caso di portarci Jehira, ma di portarci Gale, perché le sentinelle sono deboli al fulmine, quindi mi serviranno gli incantesimi di fulmine e la catena di fulmini di Gale. Quindi quasi quasi potremmo fare un gruppo tutto maschi, quindi andiamo all'accampamento un attimo. Non è un inno al maschilismo, sia ben chiaro, però è un gruppo completamente fatto solo di personaggi maschili. Ecco qua, lasciamo giù la nostra... To choose what is right, even after what Mistra asked of him. Me? I think I would have tugged the great goddess's hair a bit first. Allora. You're sure? Lo sono. Later then. I tell you not to get in trouble, but I suspect it will find you whether you like it or not. Perfetto. Intanto se porta... Ah, qui c'è Deva evocato da... la nostra cuore scuro. Allora, Gale è tornato al suo posto, come vedete, quindi chiediamogli di unirsi ancora a noi. Ok, allora switchiamo su Gale e prepariamo gli incantesimi. L'invisibilità superiore potrebbe comunque essere una buona idea, ma dobbiamo fare spazio a un posticino, quindi direi quasi quasi l'elementale non l'ho mai evocato, quindi leviamo l'elementale per fare spazio al fulmine di livello 3, che così ne possiamo scagliare un po' di livello 3. Ecco qua, oltre alla catena di fulmini. Vediamo come sta messo lui a incantesimi. Mi pare che stia messo molto bene, a parte
gli incantesimi di livello 5-6 che non li ha disponibili. Però abbiamo il fulmine, di fulmini ne abbiamo due ancora, e non è conciato benissimo incantesimi Gale, eh? Comunque sia, comunque vada la cosa, abbiamo una pozione del riposo angelico, ecco qua. Quindi non so, potremmo fare un riposo totale tutti, dubito che ci saranno eventi a questo punto della trama, un riposo e guadagnare tutti, ok, i nostri incantesimi. Zahira, Boo is trying his best to explain, but I still do not understand your anger. Do not hide behind your hamster, Ranger. You do not understand because you do not listen. We were the first to discover the cult, and if you had only waited, we might have marshaled our numbers and... Good does not wait for evil to button up its breeches. When it offers buttocks for the smacking, Minsk and Boo greet cheek with hand. Allora, sembra una serata divertente. It is well that Boo's innocent ears still ring from all this shouting. This mess falls on our heads, Minsk. The city under siege, its people poisoned by the cult. It all might have been avoided if you had just put your feelings aside and listened. Allora, persuasione. Tu sei l'unica a cui Minsk dà ascolto, non ricordi? Non... Ok, è andata. So che qua persuasione andiamo bene. It is no comfort to me that my face made this fool all the easier to lead. The point remains. You meant well, Minsk. But you exposed the city to harm. You helped the cult spread. And worse, perhaps, than any of this. You forced me to leave you behind. But this is where Minsk falls short of the understanding, Jahira. What else is a berserker for if... not to charge into danger ahead of his Wiklaren. The Wiklaren, wise women of Rashomon, each bonded to a berserker bodyguard for life. There is no higher title nor deeper bond in all of Rashomar custom. Wiklaren? Minsk, I am not your witch. You are not my bodyguard. This is not some high lodge of your homeland. Boo agrees, you are a queer kind of witch. But this city is a queer place. And Minsk, you may have noticed, is sometimes strange himself. The titles matter not. Only this. When Minsk does as Minsk does, and charges in to make a mess, Jahira does as Jahira does, and finds a way to save us all anyway. Allora, vediamo. È una cosa quasi dolce. Oh, I fight alongside fools. You hear that, Boo? We fight alongside the Wiklaren again. I am your friend, Ranger. I am not your witch. There will be no ointments or healing balms. Not even for Boo? Ok, allora abbiamo un dialogo con Astarion, sembra. Vediamo. That's strange. Knowing I'll never hear Cazador's voice again. Knowing it'll never command me to bow against my will. I'm free from him. Forever. Allora. Come ci si sente? Pare che abbiamo fatto bene a liberare tutte quelle progenie. Pensi che abbiamo fatto bene a liberare tutte quelle progenie vampiriche? I have to hope so. And if not, at least there's only so much damage they can do in the Underdark. But that first rush of freedom can be intoxicating. I didn't always make the best decisions when I first tasted it. They'll need guidance. Allora. Ti sta offrendo volontario per farlo? No. Much as I'd like to become a lord ruling over the Underdark's vampire spawn, we have unfinished business with the Mind Flayers. After that, who knows? Everything that happened to those spawn is my fault. In a way.
I suppose that's the less convenient side of freedom, having to live with the choices you made. Back at the ritual, all I could see was the power on offer and the safety it promised. I was so blinded by it. Just as Cazador was. But you saw something in me. Someone else I could be. Someone who could break the cycle of power and terror that started centuries ago. You saved me back there. I may not have appreciated it at the time, but I do now. Thank you. Finalmente è cambiato Astarion. Ti sei salvato da solo. Io ti ho solo dato una spintarella. Believed I was enough. Just the way I am. When I look at my future, anything and everything feels possible now. You saved me from myself and let me walk a new path where I can be free. Truly, honestly, free. This is a gift, you know. Thank you. I won't forget it. Ok, vediamo se c'è qualcun altro che desidera parlare con noi, ma non credo. Minsk non sicuro. Qui abbiamo la nostra cuore oscuro con il suo abito che abbiamo regalato da Gran Soiree. Ok, direi che si può andare a letto, ragazzi. Non so se accadrà qualcos'altro nel mentre, ma noi andiamo, poi vediamo com'è. Allora, facciamo selezione automatica, perfetto, e riposo completo. Dormiamo tranquilli, non abbiamo nessuna visita dell'imperatore. Ok, abbiamo recuperato tutto. Minsk no, non raggiunge più punti ferita di quelli che ha. Qui. Dog wags his tail, a small bag clenched between his teeth. He gives in and surrenders. Una corda, accarezziamolo. Quanta strada abbiamo fatto insieme, anche con Graffio e Cucciolo di Orso Gufo e tutti quanti, incredibile. Siamo arrivati al 64esimo episodio, quindi incredibile, ragazzi. Usciamo fuori e adesso si può continuare la nostra avventura. Succede qualcosa qua fuori, avevo visto che c'era del movimento qua. Oh, ma guardate chi c'è. You have done quite enough explaining, Volothamp Gadan. You have poisoned the very hearts and minds of these good, kind, gentle citizens with your lies, your delusions, your conspiracies. Though you hide behind a mask of stories, we have seen beyond the veil. We see what you really are, fearmonger. Hear, hear! Attention seeker! Hear, hear! Agent of chaos! Your parasite stirs in recognition. This man is infected. È uno dell'assoluto anche lui. Hells follow! Today, citizens, we rid ourselves of this cankerous sore. Today, we burn away all falsehoods. Today, we will be divided no longer, for today, we rise in truth! Volo? Volo Thamp Gedarm? This man is no enemy of the people! This man could not even hurt a mouse! I know, I have seen him try.
Release this man at once! What's this? Another heretic in our midst? Another mind clouded by the disruptor's lies? Another soul to cleanse? Well, we are nothing if not gracious. Let us see if we cannot lift the veil from their eyes too. Ok, allora daranno fuoco a volo, quindi abbiamo la possibilità di muoverci con Astarion con un passo velato di livello 2. Innanzitutto muoviamoci con Astarion fino a qua, poi passo velato, attiviamo questo passo velato di livello 2 e non possiamo ancora andare in aiuto, abbiamo fatto abbastanza movimenti, nel senso che in movimento l'abbiamo fatto tutto. Se scattiamo possiamo portarci qui, possiamo aiutarlo? No, prossimo round, avrei attaccato saperlo, eh. Ok, tranquilli, ci pensa, adesso ci pensa Minsk. Allora, potremmo far muovere Minsk fino a qua e fargli usare un incantesimo, tipo la raffica di spine di livello 1. Vai. Ok, gli abbiamo sparato praticamente con Dart Legno Sporco. Scudo di livello 1, vai. Allora, tocca a Gale. Gale, ancora la batteria arcana pronta, perfetto. Vediamo, non può, può lanciare solo degli trucchetti con la batteria arcana, però. Innanzitutto facciamolo muovere, fino in mezzo ai nostri due alleati. Qui abbiamo il recupero degli slot incantesimi. Palla di fuoco per gradire di terzo. Va che bel barbecue che stiamo per fare. Ma serio? Ci provi? Ok, maestro d'armi. E direi di portarmi contro questo. Se fa qualche movimento di allontanarsi, gli arriva un colpo d'opportunità. Ok, abbiamo aiutato volo. Adesso portiamoci qua. Possiamo sparare solo con un colpo secondario, ma meglio di niente. Non possiamo fare altro. Allora, attacco di alabarda. Attacco di alabarda. Niente di che. Portiamoci qua con Minsk e passiamo la mano. Scudo di primo livello. Ok. Allora, cosa potremmo lanciare? Lanciamogli un trucchetto, vai. E riattiviamo la batteria arcana andando a proteggerci qua dietro. Vai volo, scappa, bravo.
Tu dove pensi di andare? Non lo so, ma va bene così. Manca ancora qualcuno all'appello, spostiamoci qui. Allora, si è messo qua. Vai. È lui. Ha uno dei parassiti, Midflayer. Ok, scendiamo di qua. Aia, che botta, ragazzi. Minsk sarà proprio il problema. Cioè, forse è il caso proprio di cambiarlo come personaggio, eh. E qui troviamo Volo. Again, what's an heroic story without a little risking of one's neck, eh? And you know what they say, the bigger the story, the more people want to kill you for it. Interessante punto di vista, Volo. But not here. Too many eyes, ears, and wear palms about. Meet me at your camp. Incontriamoci al tuo accampamento. Allora, qua come vedete c'è la nostra missione della fonderia delle sentinelle d'acciaio, e qua dove sta correndo Volo seguendolo, vedete, otteniamo un'altra. Oh, wave mother, queen of the depths, hear me. Please carry Holly to her final rest in the deep wilds. Please. Sorry, are you here for Wave Servant Holly's funeral? Oh, it's already started. They're just inside. Sto interrompendo il funerale? No, no. All are welcome to come and celebrate the life of the fallen Wave Servant. May the Wave Mother smile on you as she did Holly. Mi sembra giusto, ragazzi. Siamo quattro uomini nel gruppo, finiamo subito dove ci sono le signorine molto svestite. Casta della regina delle acque. Mi sembra, non vedo errori in tutto ciò. Forziere delle offerte. Qua Cheryl, abbiamo diversi personaggi, e qua c'è, penso sia la matrona questa, che stia, questa deve essere la morta, quindi colei che è passata miglior vita. Che trucco impossibile si è fatta. Of her quenching word. Umberly's mercy saved her from a slow, sinking death in the beast's shadow. You, supplicant, what tribute do you bring to honor the Wave Mother's fallen daughter? Beh, dell'oro. Ho portato una preghiera, andiamo così. A layperson's prayers. Good, but earnest. Your tribute is well received. Breathe deep as she permits. May the seas be as kind as you deserve. Glorious! May the Wave Mother grant you her favor. Or at least, spare you her wrath. Allora, si è sbloccata una nuova missione. Rejoice, as the Wave Mother welcomes another daughter. Direi di no, qua. There's nothing for you up here, Flotsam. Back downstairs you go. Torna di sotto. Ok, abbiamo trovato un tempio dedicato alla dea Amberly, ma non so effettivamente cosa ci potremmo fare qui. C'è un funerale, quindi non credo che valga la pena parlare con qualcun altro, tipo magari con lei. The celebration is in the main chamber. Praise Umberly. Quindi niente, non qua c'è un pupo, una pupa che è lì a pregare.
capitano Forhal. Qui avrà qualche dialogo per noi, capitano. Here to make an offering to Umberly as well, eh? They say it's good luck to placate the bitch queen after a drowning. Tutte queste offerte servono a qualcosa? You sail as much as I have. You'll know damn well they do plenty. Got a few spare coins to chuck in the fountain? Certainly wouldn't do you any harm. Ok, lui si sposta. La tizia con cui abbiamo parlato, forse ha ancora qualche dialogo per noi. Ok, direi che questo luogo non ha altro da offrirci. Ora, ufficialmente, come vedete lì c'è uno delle sentinelle d'acciaio, potremmo forzare il blocco e entrare. Qui ci sono altri NPC. Non so se... È un furto? No, che roba è un furto? War is good for some businesses. What can I say? I got mouths to feed too. Sì, ma alla fine non possiamo interagire più di tanto con la situazione, da quello che vedo. Allora, io sono convinto che se entriamo qui parte la battaglia con le sentinelle d'acciaio. Poi fatemi vedere se c'è un altro ingresso. Questo sembra un gabbiotto, ma niente di niente. E anche qui sarebbe forzare una serratura. Fatemi vedere di qua. Non c'è nessun passaggio. Sì, se utilizzassimo Jehira per entrare dentro. Jehira diventa un gatto ed entra all'interno, ma comunque entrerebbe da sola e non è ciò che mi aspetto di fare. Quindi allora, vada come vada ragazzi, se parte il combattimento abbiamo ancora un po' di minuti, dovremmo poterlo gestire. Andato. All right. What now? You don't have permission to be here. You're about to be ejected. Allora, attacca. Spara. Non ci spostiamo dentro. Questa ci scoppia addosso, eh. Addirittura colpo critico. Ragazzi, Minsk è completamente inutile. Stretta folgorante, vai. Vedete che danni gli fa la stretta folgorante. Saltiamo. Non possiamo muoverci abbastanza. Abbattiamo il consiglio. Death, have me. Not yet. Saccheggia. Ferro infernale arricchito. Allora, Minsk e Gale hanno preso tantissimi punti ferita di danno, al punto tale che dobbiamo assolutamente cercare di curarli. Un altro riposo se ne va. Back to the road. Allora, fonderia. Se passiamo di qua, probabilmente disattivare le sentinelle d'acciaio. Fatemi vedere. Aspettate, ho sbagliato. Ok. Ora dobbiamo trovare un modo per disattivarle. Allora, potrei brancolare un po' nel buio nei prossimi passi, soprattutto con Minsk che bene o male è in posizione di lotta, ma credo che sarà proprio una zavorra per i pochi punti ferita che ha, quindi potrei optare per un curatore, magari cuore oscuro o altro. Vediamo se decido di portarmelo dietro, no, tanto oramai ci ha mostrato quello che doveva mostrarci Minsk.
troppo debole dal mio punto di vista come personaggio. Potrei dargli una speranza nel prossimo episodio. Quindi, se questo episodio, ragazzi, vi è piaciuto e che aprirà la strada per il 65esimo, sempre se i calcoli sono esatti, ma dovrebbero esserlo, episodio dove andremo ufficialmente ad invadere la fonderia delle sentinelle, disattivarle, poi uccidere Gortash e in seguito prendere e andare praticamente a regolare i conti con Orin e finalmente liberare l'Ezel tramite il culto dei Baliti, io vi chiedo di piazzare un pollice su. L'ho fatta molto lunga, ma dovevo spiegarvela bene. Un like per supportare il video. Oppure, se volete sapere quando andrà avanti ancora Baldur's Gate 3 sul mio canale, io vi invito ad iscrivervi al canale. Iscrivetevi, attivate la campanella in alto a destra, ovviamente in questo modo riceverete una notifica quando vado online con Baldur's Gate o qualsiasi altro video, live, post, short, qualsiasi cosa. Vi ricordo in chiusura che in descrizione ci sono tutti i miei social, a partire da Instagram, Facebook e i miei gruppi sia tematici che generici, Pazzi di Centro Silver, Baldur's Gate 3 Italia, del gioco appunto, per seguirmi attivamente se volete, ragazzi, mi farebbe piacere. Detto ciò, noi ci vediamo al prossimo video e ovviamente vi ringrazio tutti di aver visto questo video.